là, nel mare buono. O qual è il mare buono? Il mare buono è quello che, anche mosso dal vento, ha le onde sempre più dolci di quelle dell'oceano. Ondu è codesto posto? Chi è codesto mare? È il mar Mediterraneo, con il mar Adriatico, il mar Ionio, il mar Tirreno e il mar Ligure. Non è poco, non è poco. E dunque cosa ci dici? Cosa ci vuoi dire? C'è una terra che lui cinge tutto intorno come un fiore in mezzo al suo brillante giardino. Ho già capito. Sembra un'isola che però su un lato si congiunge alla terra d'Europa. È casa nostra. È una terra che non ha né oro, né diamanti, né petrolio, ma la sua ricchezza è tutta nella bellezza delle cose da vivere. Vai che è casa nostra. Una terra dove ogni anno veste quattro stagioni che pitturano paesaggi diversi. Bella Italia. Dove il sole parla direttamente nel cuore. Ah no? Proprio sì. Dove impari che il cibo ha il significato del buon vivere. Raccontami il cibo. Una terra che indica solo i valori della vita, servendoli nel vassoio delle verità essenziali, in modo che il profumo di ciò che offre abbia a diventare ispirazione nelle menti di coloro che si abbandonano fiduciosi all'ascolto del puro racconto fatto nel semplice ma supremo linguaggio parlato dalla natura. Boia, mi fa paura! O che dici? Davvero? In questa terra immaginati un luogo in particolare dove il modo di vivere è bandiera della vita. Livorno? No, Napoli. O come? Ondiano, vedi Napoli e Pomori. Immagina questa bandiera di vita distribuita in 23.000 chilometri quadrati. Oh, Pisa. No, Pisa è più piccina. Questa è la Toscana. Ma perché ho detto Pisa? Forse perché Dante diceva Pisa vituperio delle genti. Ma o dove sarà Dante? Chiamalo un poino. No, oggi di sicuro è meglio di no. Se? O come mai? È in riunione che urla come un dannato. O perché? Cosa ha fatto? Perché non voleva che ci fossero i confini fra la Toscana e l'Emilia. Lui era andato a Ferrara. Era andato a Ravenna, lui di là ha girato tanto, A sentir lui doveva essere tutta una terra. E invece ha saputo che ci hanno fatto confini. E lui non ce li vuole. Non ce li vuole. Via, dai, chiamalo un poino. Ma tentiamola. O Dante? Dante d'Alighiero? Vedi? Non risponde. Non risponde. Oh! Chi è che mi chiama? Oh, da dove rispondi? O che sei all'inferno? Oh, Afone, non lo vedi e sto lavorando. O cosa fai? Secondo te? Ma sei Dante o lo spirito di Dante? Sono io. O cosa ci fai, osti? E mi hanno chiamato i due architetti dell'amministrazione, Michele e Raffaele, e mi hanno detto, vai un karma, ma fai un bel lavoro. Cioè? Cioè, le nuvole grigie le devo portare tutte ai bianco. Che ni c'è l'azzurro, il grigio leva il buon umore, secondo loro. E siccome il 26 d'aprile c'è una festa. O non è il 25? Il 26 d'aprile.
E per quei giorni lì, le nuvole devono essere tutte bianche. E non c'è nessuno a aiutarti. Voglio dire, devi far tutto da te solo. Nessuno neanche a reggiti lo scaleo. I suonti lanza putifa hanno detto chi fa da sé fa per tre. Dunque, m'ha mandato solo. Oh Dante, lo sai? Qui hanno inventato la giornata di Dante. Il 25 marzo. Oi, che vuol dire? Ma non lo so neanche io, sa. A Pontedera levano tutte le griglie da tombini. Fanno le visite guidate in fogna. So che le foglie dell'alberi alla montagnola le tingeranno una diversa dall'altra. Metteranno un coccodrillo sul groppone al toro della Iesa. Ci sarà la banda a volare al podere con le maiorette di Baccanella. Una manifestazione sportiva, la corsa dei novantenni. Poi in fondo fanno l'estrazione del sangue. E poi faranno legge un versetto per una a tutti della Divina Commedia. Che Divina Commedia? Divina Commedia si chiama così. No, Dante, non capì male. Proprio Divina Commedia. Una paginetta e mezzo scritta da un pertolecchiatore ignorantello del posto. Un che? Come l'hai chiamato questo sti? Pertolecchiatore! Ma allora te sei un sovversivo. Che vuol dico di sta parola? Boh, non l'ho mia inventata io. Vedi cosa succede? Certo che finché ero lì me ne hanno fatte di tutte. Di tutte. E poi mi hanno mandato anche via. E ora guarda il caso si vogliono riordare di me. Ehi! Vogliamo fare anche la giornata dedicata a Leonardo da Vinci. È venuto dopo. Però ne vogliamo fare la giornata anche a lui. Mamma mia. Gli è proprio così. Ora che non ci siamo più, fan tutti come gli pare. Meriti, mariti e amaretti mettono tutto ai profitto. Quando eravamo vivi, a qualcuno si dava anche noia. Ora, a distanza di tutti questi anni, non si dà più noia a nessuno. Però, se c'è un merito, in qualche modo trovano il verso di sfruttarlo. Ti fa una confidenza. Hai di sopra di quella bella nuvola lassù, la nuvola dell'amministrazione, c'è la palla di vetro di quel che ha da avvenire. Allora ho visto che la Divina Commedia, che le sta scritta in volgare, ma ora andrete a parlare tutti inglese. Voglio vedere io, la mia Divina Commedia, a cosa vi servirà. E sempre in quella palla di vetro ho visto che sarà deciso che lì a Pontedera la mia Divina Commedia verrà esposta in un tombino fra la Chiesa Vecchia e Bella di Mai. E lo chiameranno il museo di Tombino. Oh Dante, era meglio se non ti si dava noia. Tutte queste cose non si sapevano. E se andava avanti così, occhi chiusi e naso tappato e mascherato. Mia che, sarà anche cosa bella perché il museo del Tombino è già un bel nome. E poi Pontedera va già ad un museo. E volevo dire, in questa palla non ci hai visto altro di interessante. Via. Per oggi v'ho concesso abbastanza di mio prezioso tempo. Lasciate che io torni alla riunione. E che m'hanno da sentire? M'ho da far sentire. Con voi ritroveremo in modo una prossima volta.
magari prendete un appuntamento. Non chiamatemi così, ma ci risentiremo. Intanto potete scrivermi all'indirizzo mail dantedialighiero@grillomozzarellaguai.cieloterzoazzurrato.oc Orvieto, Chieti con la K.